Io vi devo confessare che per uno d'amore con chi dico io mi venderei anche quell'appartamento che ho acquistato con sacrifici enormi, ma il problema è un altro, il problema è che voi non avete ancora avuto i riferimenti telefonici per poterci chiamare e chiedere ai Mattia Bazar ciò che volete, voi fan degli stessi. Allora 06 65 79 63 48, oppure 06 65 79 5328 per gli SMS, 342 41 51 406. Ripeto gli SMS, 342 41 51 406. Dunque, allora, conducete voi la trasmissione. Dai, metti che tu oggi voi siete qua a condurre. Come fareste radio in questo momento, secondo voi? Giancarlo. Sì. Beh, ovviamente essendo qui presenti noi cercheremo di parlare un po' più di noi, perché ne approfittiamo soprattutto perché normalmente quello che accade attraverso la televisione o anche semplicemente i passaggi radiofonici è che le persone non si conoscono. Bene. E allora io credo che invece da parte della gente che sta a casa ci siano anche delle curiosità. Per esempio, se la gente, per esempio, secondo me vorrebbe sapere se io sono fidanzata, secondo te io è una soprattutto, curiosità? Io soprattutto lo vorrei sapere prima di muovermi, prima di fare delle gaffe, no? So già che vado incontro alla catastrofe, ma intanto no, uno dice... Lo sei? Sì, sì, sono fidanzata. Che peccato. E con un siciliano, peraltro. Brutta storia. Questa è una pessima storia. Questa è una pessima storia. Pessima storia. No. Con tanto di coppola e lupara. No, ecco, non ci sono coppola e lupara. Però, sì, appunto, c'è tutta la sicilianità in questo senso, in tutti gli aspetti positivi. Oggi è anche il suo compleanno e quindi mi permetto di fare... Dai, ma dai! Auguri. Si chiama Massimiliano. Ma io gli farei un happy birthday. Dai. Andiamo, vai. In italiano però. Ma sì, quello che vuoi tu. Dai. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Massimiliano, tanti auguri a te. Allora noi siamo a chiederci, Massimiliano, old broken into the ass, che cosa hai fatto? Sì. Che cosa hai fatto per meritare tutto questo, Massimiliano? Abbiamo già la prima telefonata. È lui, Massimiliano, che viene e mi apre in due come un salvadanaio. No, vuole sapere che cosa vuol dire old broken in the ass. In the ass. Benissimo, allora accogliamo il nostro ascoltatore. Allora ho capito bene. Benone. Buongiorno, con chi parliamo? Ciao, con Alessia da Roma. Ciao Alessia, buongiorno, benvenuta. Grazie. Ciao Alessia, buongiorno. Ciao. Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti per la trasmissione e soprattutto a Mattia Bazar. Grazie. E poi volevo fare una domanda a Silvia. Innanzitutto volevo dirti che sono contenta che sei rientrata nei Mattia Bazar. Poi volevo sapere come sta andando il tour e come mai questa idea, diciamo, di fare i conduttori per un giorno in varie radio, perché ho visto sul sito che siete andati un po' in giro. Il tour sta andando benissimo, anzi ne approfitto anche per dire che chiunque ha voglia di venirci a vedere può trovare tutte le date, ma tutti i nostri spostamenti anche sul nostro sito, che è mattiabazar.com, oppure sul nostro Facebook, nel quale spesso sono proprio presente e rispondo direttamente anche ai vari messaggi. L'idea di questi incontri in radio nasce proprio dal fatto che volevamo farci conoscere come persone, lo dicevo poco fa. Veramente abbiamo anche in mente di fare una, come dire, una scaletta di canzoni che vorremmo ascoltare, ma anche di mettere delle croci su canzoni che non vorremmo sentire. In questo caso sarà Piero ad occuparsene, perché è l'unico che, che ha l'autorevolezza per fare questa cosa. Il fatto che ci siano, appunto, ci sia la possibilità attraverso più tempo di raccontarsi, come in questo caso attraverso una tua domanda che arriva direttamente all'artista, ci permette di spezzare questa distanza che normalmente c'è, come c'è tra la televisione e il pubblico o il palcoscenico e il pubblico. In questo caso è una linea diretta con tutti quanti voi e ci si augura, almeno il mio augurio, è quello che alla fine, quello che rimane, sia la conoscenza della persona e non del personaggio. Questa è la motivazione. Bella,
Bella. Molto bella. Alessia, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao Alessia, ripetiamo i numeri 0665796348, altrimenti 0665795328. Gli sms li dovete indirizzare al 342 41 51 406. Allora, conoscerli come persone, mi piace molto questa cosa qua, perché molti pensano, del pubblico, noi del pubblico pensiamo che a volte i famosi pop italiani e non siano delle persone inarrivabili, che hanno quell'atteggiamento che a volte ci va un po' sui coglioni, nel senso che se la tirano, fanno cose eccetera, e invece in realtà poi, come ha detto giustamente Silvia, la loro volontà è quella invece di esporsi come persone e farsi conoscere come tali. Questa è un'occasione per esempio eccellente. I silenti Fabio e Giancarlo, per esempio, che sono quelli del passo indietro, no? Allora, o si raccontano motu proprio, oppure ci deve pensare qualcuno. No? Che facciamo allora? Fateci delle domande, esatto. Noi risponderemo. Benissimo. Saremo esaustivi. Allora, che ne so, tipo... Ma possiamo anche farle fare dai nostri colleghi. Allora, intervistatevi voi, dai, raccontate. Chiedeteci, dai. Siamo qua aperti. Dai, ok, la prima domanda è per Giancarlo. Come mai il tuo soprannome è Mare Incazzato? Bello, bello. Sono un po' come i motori diesel. Sì. Che hanno bisogno di un necessario riscaldamento delle candelette, adesso non ci sono più, sono tutti a iniezione diretta. Sì. E quindi entriamo in un ambito motoristico che mi è caro, oltretutto. Devo riscaldarmi alla mattina, prendere conoscenza del mondo, prendere conoscenza delle mie responsabilità in questo mondo, perché sono stato paracadutato su questo mondo, farle mie e piano piano confrontarmi col mondo che mi sta intorno, in questo caso i miei colleghi o la cameriera che... con la quale hai colazione, con la quale hai copulato anche in albergo. Quello è il confronto del mattino, che a volte è il migliore, non c'è dubbio. Questa partenza da zero per arrivare poi a mille nella fase serale, che poi è quella del concerto tutto sommato, e quindi è positiva. Pensate se fosse l'incontrario, dove do tutto la mattina alle 8 e alla sera alle 10, quando si tratta di salire sul palcoscenico e fare le due ore di concerto, io fossi un sacco sfigato di patate. E quindi i miei compagni mi hanno chiamato Mare Incazzato, anche perché io nasco a Sanremo, vivo a Bordighera, che è una ridente cittadina tra Monte Carlo e Sanremo, e quindi il mare fa parte del mio DNA, e quindi da lì Mare Incazzato, perché comunque a loro piace avere un mare incazzato all'interno di una prateria che a volte è un po' piatta e scialba. Il verde è rilassante. Hai capito a volte... che livelli, eh? Lui è il nostro capitano, è il componente in assoluto più aulico, è quello che ha sempre una parola di poesia, una parola di... No, 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 per niente scrive i testi, oltretutto, ma insomma è così, ed è, come dire, caratteriale, come ombroso, come i cavalli di razza, per cui la mattina... lo si guarda in viso, si capisce se ci si può avvicinare oppure no. Io nitrisco. A seconda della quantità di caffeina e del numero di sigarette fumate, in generale si lascia poi avvicinare. Ah, bello, bello. E invece? Per Fabio? Per Fabio. Dunque, per Fabio... stiamo già ridendo. Non volevo sapere, visto così, il tuo ampio interesse... all'economia, al campo finanziario, se così sai qualcosa dell'andamento dei rimbimbing. Sì. Della borsa, soprattutto. Della famosa moneta cinese. Domanda aggiuntiva, al di là della tua bellezza estetica, perché sei così sempre attorniato da tutte le donne? Qual è il passaparola che accomuna tutte queste fasi? Non è vero, state dicendo delle bugie. Io sono sposato, ho tre figli. Tutti quanti, e allora perché noi ti chiamano Black and Decker? da dove nasce il tuo soprannome? Non è per niente vero. Non essendo nato a Trapani. Mi state mettendo in imbarazzo, bastardo. E dai, su. Ce n'è anche un altro, Qual è? Appellativo. No, Trivella. Allora, e allora? No, ti posso dire solo una cosa curiosa che non c'entra niente in questi discorsi. È che a me piace, giusto per scoprire un po' il personaggio e la persona, a me piace andare la mattina, tipo le 8:30, 9, a fare la spesa. Bello. Una roba che mi... Bello. Da solo.
poi c'è poca gente. Bello. E ci vai tutte le mattine anche dopo i concerti quando fa Volte che posso, che sono a casa tranquillo, vado a portare i bimbi a scuola e dopo tranquillamente faccio questa cosa, questi un quarto d'ora. Tu sei emiliano anche? No, io sono milanese. Sei milanese di proprio milanese. Ho vissuto, ho avuto una parentesi in Piemonte, ad Alessandria, perché mio padre insegnava al conservatorio di Alessandria. Mio padre era prima viola alla Scala, poi è andato in pensione alla Scala. Sì, bellissimo. Anche lui è diplomato in violino. Sono diplomato in violino. Ha un fratello liutaio, perché lui se non gliele tiri fuori le cose non... Bello, molto bello. Allora, diciamo che prima di arrivare poi naturalmente anche a Piero è l'anima proprio, a parte le funzioni che ricopre, eccetera, eccetera. Adesso noi sentiamo un brano dei nostri amici che si chiama Ti Sento, ovviamente è un brano che conoscete tutti, dei Mattia Bazar, lo ascoltiamo e poi rientriamo con loro, perché mi piace molto questo modo di raccontarci, loro ovviamente, di offrirsi a voi, forse in una maniera inedita, ma forse anche ancora più preziosa. Entre l'ombra del sonno, lenta scivola.